Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi voglio mostrarvi una componente aggiuntiva estetica per la mia macchina, per la mia Mirozza, inviatomi da RL Tech Design. RL Tech Design, ragazzi, è un'azienda che produce qualsiasi pezzo in alluminio, metallo, anche qualcosa in fibra di carbonio, può realizzare qualsiasi cosa, quindi se voi avete un progetto scrivete a RL Tech Design e loro probabilmente riusciranno a realizzarlo. Che dire ragazzi, io direi di partire subito con l'intro e poi vediamo cosa ci sta qui dentro. Ok ragazzi, siamo quindi pronti a vedere cosa c'è qui dentro. Vediamo un po', apriamo così, facciamo proprio. Ok, ci siamo, spettacolo! Non so se riuscite a intravederlo già, è il biscione dell'Alfa Romeo. Spettacolo. Guardate un po', ragazzi, veramente magnifico. Questo si aggancia sul paraurti anteriore, sulle griglie, e dovrebbe andare bene, insomma, non penso ci siano grossi problemi di compatibilità. Questa è la rondella da mettere tra il biscione e la griglia dietro e spero che non si veda. Poi c'è controrondella e dado, quindi ti forniscono tutto il necessario per il montaggio. A tra poco. Possiamo quindi cominciare con il montaggio. È un'operazione abbastanza semplice. Come potete notare, ho verniciato la rondella posteriore di nero in quanto ho visto che si notava veramente tanto, essendo comunque in acciaio grigio così, non mi piaceva, ecco, quindi gli ho dato una verniciata veloce, molto veloce di nero, diciamo due passate di nero opaco, due passate di trasparente opaco e via. Molto, molto velocemente, non è che ci ho perso più di tanto tempo. Poi ho deciso la posizione, diciamo, pure qui non è che ci ho perso troppo tempo, visto tanto il posto è quello, regà, quindi più o meno gli va bene. Una volta appuntato il dado, ci prendiamo una bella chiave inglese da 17, vado a memoria, da 16 o da 17, non mi ricordo quale ho utilizzato, comunque verificate prima la misura del dado. E niente, ho visto che il lavoro si può fare anche a paraurti montato, anche perché non è che uno si può stare a mettere a smontare il paraurti anteriore per montare questa parte, questo componente. Quindi mi sono messo lì con un po' di pazienza, ci ho messo 5 minuti, raga. Quindi niente di così complicato, neanche di così lunga come cosa. Quindi un po' di pazienza, lo vedete a mano quando fa ben presa. Ci ho anche girato, ho notato che non si è svitato per nulla, quindi nonostante avessi preso qualche buca di test, niente, quindi va bene. Mi piace molto, il risultato è veramente ottimo. Il giallo è veramente identico, molto, molto simile a quello dell'appendice dei baffetti vicino ai fendinebbia. Perfetto ragazzi, siamo arrivati quindi alla fine del video, avete visto il montaggio, si può fare tranquillamente con il paraurti anteriore montato. Diciamo, ci vuole un po' di pazienza, però insomma non è una cosa così complicata, basta perderci un po' di tempo giusto per avvitare il dado, il gioco è fatto. E quindi niente ragazzi, ringrazio ancora i team di RL Tech Design, vi lascio tutti i link ovviamente in descrizione della pagina Facebook e della pagina Instagram. E quindi niente, per questo video è tutto ragazzi, Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti.